Fin versione Indiana Jones. Oh, ti ho preso in pieno, eh. Smetti di prenderlo in pieno. Ecco, ora ti aggiusto. Oh madre mia. Boh. Fuggi. Devo davvero mettermi a dire perché lo scorso video, o meglio livello, fosse l'ennesimo insulto? Boh. Avete già scritto di tutto e di più nei commenti, io non li ho ancora letti perché sto registrando di fila e non vedo l'ora di leggerli, ma... Cucù! Cioè, proprio... Ha un idol diversa Rei qua, quindi è un modello diverso, certo, perché è Rei Jedi, non è Rei Scavenger. Figo, ok. That being said... Dovevamo farmi giocare Kylo Ren all'inizio. Cioè, non esiste, dai, su Mustafar, picchiare quelle cose. Non lo vuoi far giocare? Fammelo meno vedere. Neanche quello. Siamo arrivati a Mustafar per andarcene. Allora, tanto male, devo farmi vedere Mustafar. No, ma ti devo farmi vedere Mustafar perché c'è la title crawl, poi c'è il pan che va verso il basso e si vedeva Mustafar. Però doveva essere sintetici, allora il coso se ne deve andare. Come Chewbacca faceva Lando. Poi vogliamo parlare del livello in sé? Cioè, ci hanno voluto fare... Hanno voluto fare il livello del light speed skipping. Ok. Il punto anche lì. Chi è che è entrato in sala e ha detto: oh, regà, facciamo il livello che è solo sessione veicoli light speed skipping. Vabbè, ok, diciamo che va bene. Abbiamo problemi, bisogna far veloce. Facciamo così. Ok, abbiamo 5 scene. Come ci dividiamo i compiti? Guarda, io faccio la prima scena, lui fa la seconda, lui la terza e lui la quarta. Ok, il giorno dopo sono morti quelli che dovevano fare la seconda, la terza e la quarta. Un anno dopo sono ritornati al lavoro e hanno detto: ok, io ho fatto la prima parte, gli altri? Amilcare, gli altri sono morti un anno fa. Ma dove sono morti? Nessuno mi ha detto niente. Facciamo solo la prima parte, la seconda, la terza e la quarta saranno quick time event. Ci sta. Non vedo altro motivo, cioè nel senso... Gente che se dovevano aver assegnato i compiti a persone che non lavoravano in studio, se ne sono andate, per qualche ragione sono morte, nessuno ha saputo niente di loro. C'è l'unica spiegazione, ovviamente surreale e comica, che sto trovando per una cosa del genere. E preferisco questa soluzione surreale e comica, per quanto mi dispiaccia per le persone numero 2, 3 e 4 che sono decedute. Però... non vedo nessuna umana logica dietro questa scelta, se non ovviamente risparmiamo, perché creare una scena in un corridoio ghiacciato è una cosa, creare una sessione veicoli in quel mondo incredibile è un'altra. Però lo puoi fare, se vuoi farlo lo puoi fare, io ti conosco gioco, se vuoi puoi. Non è che non ne sono capace, è per risparmiare tempo e denaro. Ma no, non fare il gioco, se vuoi risparmiare tempo e denaro, non fare il gioco, non farlo. Vabbè. Oh wow, avevo fatto tutte e tre le sfide. Mini kit, stavo quasi... Cioè, ne ho presi 4 su 5 volendoli evitare. Ok, uno l'ho preso che avevo il dubbio, ho detto aspetta, no, quello mini kit è vero. Pum, l'ho preso, vedi? Poi uno l'ho visto e l'ho evitato e sono riuscito a evitarlo. Gli altri tre sono arrivati così, a muzzo. E poi cosa mi rappresenta quella navicella lì?
Fine episodio 9. Potrebbe avere l'episodio 9. Le figure che ho, vieni a fare l'episodio 9, che è quello che ho, devo ancora montare in realtà questo pezzo. Ce la posso fare. Audio preso e incollato da episodio 7. Ce la posso fare, ce la posso fare. Forse, non lo so. Perché dovrei parlarti? No. No. La spada laser ha almeno un dettaglio nero per far vedere. No, che era rotto. No, tutto identico. Ok, per la prima volta abbiamo FPS sbarazzino. Abbiamo Ray Skywalker. Continua così, Ray. Continua così, Ray. Uccidi ancora, Ray. Comunque è passana. Non è passana questa, porca miseria. Come si chiamava? Passana è quello desertico. È Asian Close. Porca miseria, Asian Close. Asian Close. Figo. Ah, per come avrei fatto io il primo livello, ovviamente. Giochi Kylo Ren. Light speed skipping come si deve. E addestramento di Rey. Ce la puoi fare. Giocabili. Questo era ovviamente il primo livello. Olè. Anche lì, livello dell'open world. Come faceva dannato Lego Ninjago. Ero così contento, giocavamo Lego Ninjago, abbiamo detto, ma Lego Ninjago come farà a fare le cose per come le farà Lego Star Wars? Ah, vedi, mettono una storia nell'open world e puoi giocare i livelli di storia nell'open world, questa roba. Ah, Devo continuare. sono le bandierine rosse che raccoglieva lei nella cosa. Quindi stiamo facendo anche una semi-missione storia irripetibile nell'open world. Ma vammelo! Sui nervi. Sui nervi. Guarda, guarda, guarda. Questo è un videogioco, no? Collezionabile. Continua così, Ray. Uno dei dannati giochi che riesce a offrirti. Ma ci credo sono 1200, te ne mettono anche così. Cioè, non è dannato Assassin's Creed che c'ha. Oh, ciao! Non è dannato Assassin's Creed che c'ha le piume ovunque, no? Cioè, abbi pazienza. I giochi Lego c'hanno i puzzle. Mettimi. Non mettermeli così. Che sennò devo andare a spulciare ogni dannata. Vabbè, lasciamo stare. Ce la puoi fare. Ce la posso fare, forse. A quanto pare ho dimenticato come si gioca sto gioco. One e two. In effetti sono 2 settimane che non gioco, quindi. Allora, mo oscillo. Cosa scomodissima qui, a quanto pare. Olè. Dai, come on, ok. Non mi. Guarda quanto deve occupare lo schermo con il tutorial. Accessibilità. Sì, Devo accessibilità. continuare. Copriamo un terzo dello schermo con un panel. È una cosa che ho già fatto 1000 volte. Se vedi che sono fermo. Dopo 5 secondi fai apparire il tutorial per dire ok, vuol dire che non si ricorda. Non che ogni volta.
Unisciti a me. Unisciti a me. Ray! Il falcone è qui! Non c'è stato lo shot di Dark Ray. Tipo l'unica cosa importante. No, non è l'unica, ovviamente c'era i suoi genitori, però. Anche Dark Ray è abbastanza importante per questo film. So. Cioè, non era sarcastico in realtà, cioè, il fatto che esista per 3 secondi, no, quello è abbastanza brutale. Però il fatto che lei veda in questo momento Dark Ray è importante per questo film. Quindi dovevano farlo vedere. Sarà una boss fight Dark Ray? Esisterà una scena con Dark Ray? Allora amico, lo sai che sono io? Chi sei? Ho invertito le voci. Ehi amico, lo sai che sono io? Chi sei tu? Io sono Ray. Ray chi? Ray, sono Ray. Come? Sono lei. Ho capito Ray. No, io sono lei. Ciao, chi sei? Io sono te. Cosa? Una storia lunga, Dio. No, come? Me stessa, non abbandonarmi. Spero di non incontrarla mai più. Un incendio qui e un'altra là dietro. Su, su! Aiuto! Lalibut. Ecco che ricordo Ramsay. Un salto e un balzo. No, era solo una corsa. Non c'erano né salti né balzi. Vabbè. C'è una talpa nel primo ordine, ci ha inviato un messaggio. Chissà come Palpatine è tornato. Sta pianificando la vendetta. La più grande flotta che la galassia abbia mai visto. Si nasconde nelle regioni ignote, su un pianeta chiamato Exegol. Luke lo stava cercando. Diceva che per andarci serve uno di questi. Un puntatore Sith. Riprenderò da dove la sua pista si è esaurita. Il deserto proibito di Pasana. Veniamo con te. Un puntatore Sith. Donk. Chube, hai riparato il compressore? Va bene. Andiamo a Pasana. Endor? No, qua c'è l'Ewok che è ancora lì. Disperato. Andiamo a Pasana. Basta, sì, cioè, andiamo, questo gioco è questo, no? Andiamo. No, vi giuro, sono... Lo so che sto... Io mi ricordo anche i tempi di Lego Jurassic World, che c'erano i commenti di alcuni, che dicevano... ma goditi qualcosa, smettila di lamentarti. Io sarei il primo a voler smettere di lamentarmi. Ma sei incontentabile. Non è una questione di essere incontentabile. È questione di decenza. Qui è questione di decenza, bro. Là avevo io delle mie richieste. Ho ricevuto un nuovo aggiornamento. Qual è? La mia esistenza ha di nuovo un senso, a quanto pare. La tua esistenza non ha mai avuto un senso. Voglio una mod dove prendo tutti i suoi audio e li muto. Volete che dica una cosa bella? Lo dico sempre. Ascoltate tra le righe, a volte dico cose belle. Peccato che siano sempre le stesse. Bellissimo, Ashen Close era bellissima da vedere. Passana è bellissima da vedere. Dobbiamo ancora fare il reveal sulla gente che è felice. Che festeggia i festeggiamenti che accadono ogni 42 anni. Oh, Finn versione Indiana Jones. Oh, t'ho preso in pieno, Smetti di prenderlo in pieno. Ecco, ora t'aggiusto. Oh madre mia. fuggi. Cosa facevi tu da piccolo? Facevo questo, io lanciavo i droidi giù dai monti. Ok, e adesso faccio partire questo e me ne vado. Basta un po' co di zucchero. Ci voleva tanto per arrivare qua. Andiamo. Che cos'è? La festa degli antenati degli Aki. Chi
sei? Non ho mai visto niente del genere. Non ho mai visto così pochi puntatori. E adesso? Chiediamo alla gente del posto, cerchiamo di scoprire cosa abbia portato qui Luke. Luke. Around. No. Queste creature erano molto simpatiche anche nel film. È una delle poche volte che dici, allora non si sono scordati come si fanno le creature in Star Wars, vero? No, perché 7 e 8, Dio mio. Quello strano eremita non mi piace per niente. Dietro quella maschera continuo a borbottare occi questo e occi quello. Vorrei che sparisse dai miei occhi. Sento puzza di Lando, ma soprattutto lei chi è la scienziata? Ma lascia sti popolani da soli. Non c'è da fidarsi, direi. L'ho sentito, eh? C'era uno che stava fischiettando la marcia imperiale. Ma è lui? Ma è Lando questo? No? Non sto capendo. Ok. Andiamo avanti. Un gruppetto di persone più strambe che abbia mai visto. E ho assistito alle guerre fra Ewok e Duloc. Cos'è una citazione ai film degli Ewok che non ho ancora visto? Vedo l'ora di vedere i film degli Ewok. Cioè, ci sono dei film di Star Wars degli anni 80 che non ho ancora visto. Rendetevi conto. No, ormai è lore play. È lui. È lui che sta andando a chiedere a tutti. Anch'io vorrei indossare una collana come fanno tutti. Dove posso trovarne una? Ah, giustamente, se schiaccia il triangolo, se ne va. Voi siete gli eroi? No, sono io l'eroe. Ma oh, vedi, si è anche rigenerato. No, ma perché la no, il copyright, voglio sentire la musica vera. È bello vedere gli aquiloni volare in cielo invece delle navi del primo ordine pronte a rapire me e la mia famiglia. Questa festa fa davvero dimenticare quello che fanno nella galassia, eh? Yep. Non so se l'hai notato, ma non sono di qui. Ti suggerisco di parlare con qualcuno del posto. Sembrano tipi che ne sanno. Beh, grazie di niente. L'avevo vista. Proviamo a parlare con quelli del posto. L'avevo vista lei prima. L'avete visto che l'ho vista, che l'ho anche inquadrata. Spada. Oh yeah. Livello. Livello? Oh, così una cutscene che c'è in un livello. Più cutscene ci sono nei livelli, meglio è. Nambikima. Il suo nome è Nambikima. È uno splendido nome. Io sono Rei. Non puoi nasconderti, Rei. Rei who? È la maschera, vero? Ti troverò e ti convertirò al lato oscuro. Vedremo. Io e i miei cavalieri andremo a caccia della mercante di Rottami. Generale Pride. Dobbiamo andare. Torniamo al Falcon ora. Una noia per me. Lei mi ha inviato una trasmissione. Generale Calrissian, chiamo Exegol.
Luke e io eravamo sulle tracce di un vecchio cacciatore di reliquie. Occhi di Bestone. Aveva un indizio che poteva portare a un puntatore. Ne crearono solo due. Seguimmo la sua nave per mezza galassia. Era abbandonata là fuori oltre il Lurch Canyon. Arriva. Un brutto presentimento. Fuggitivi avvistati. Andate. Lì, quegli speeder. Livello veicoli. Ci sarà una sessione di gioco sotto nelle caverne o è soltanto la corsa veicoli? No, perché davvero. Dobbiamo raggiungere la nave di Oci. Sto sperando un po', ovviamente. Fammi usare Po. Non posso. Ah, posso usare BB-8 e lanciargli le cose. Questo è figo. Boom. Oh yes. Peccato che non devo mirare di conseguenza. Ma è sottovalutare un droide. Ok, questa è una sfida. Ora volano. They fly now. E un altro è andato. Ti levi dal mezzo. Un altro speeder. Comunque, a dirla tutta, io non sono troppo contrario al they fly now. What? Perché... Dai BB-8, lo so che tu sei migliore tanto. BB-8 e tutte le sfide. Perché... Se effettivamente i soldati del primo ordine non volavano fino a questo momento, e per la prima volta i soldati del primo ordine hanno un jetpack, dicono dei fly now. Non si stanno stupendo del fatto che esista un... Ma si è messo in mezzo! Che esista la tecnologia del jetpack. È semplicemente... Quasi. Calmati, Trepeo, ci farò uscire di qui. Ciò non mi dà tutta la tranquillità che lei crede, signore. Io cosa sta facendo? E adesso arriva un altro droide e si mette in mezzo per il... Ma perché? Ragazzi, allora... Tutti mi avete scritto... Tranquillo, cose e sequel sono migliori. È carino il dettaglio che vada a schiantarsi sulla parete. Non posso sperarci lui? Grazie. Ma puoi non sparare e vincere lo stesso gioco? Perché mi stupisco? La nave di Oci. Quella nave io l'ho già vista. Nel momento in cui al cinema ho cominciato a collegare tutti i puntini, perché ancora prima che le dicesse che la nave l'ho già vista, l'avevo già riconosciuta. Avrà mai fine questa agonia? Come quella vista in Stone 7. Ok. Dove sono gli altri? Proviamoli. Bang. What? Chiunque abbia detto che i sequel erano meglio, io non lo capisco. L'Original Trilogy ovviamente è quella fatta meglio. Mani basse. Fatta bene è un altro discorso. Però fatta me. Io non ho niente da dire. Niente da dire. Livello 1 corsa, livello 2 corsa. Vabbè, ce l'hanno detto nel 2019. Prima intervista. I livelli dureranno 15 minuti. Saranno... Principalmente boss fight e veicoli. Guardate, trovami di 15 minuti qui. Ci vediamo alla prossima. Non è stato un onore. Addio.